In diretta dalla Chiesa Evangelica delle Assemblee di Dio in Italia di Torino, trasmettiamo la predicazione della Parola di Dio. Condividi adesso questo messaggio. Buon ascolto. Non c'è un altro come te. Luce nel buio tu sei. Sapere che il Signore è grande e forte e che la sua grandezza è a nostro favore e anche la sua forza, e vogliamo veramente stare vicino a Lui, sperare in Lui e continuare a guardare a Lui per ogni nostro bisogno, perché Egli è un Padre buono e generoso. Amen. Gloria al Signore. Bene, oggi continueremo dopo una settimana di pausa. Domenica scorsa abbiamo avuto la cena del Signore, ho meditato, abbiamo ascoltato un sermone su un altro tema. Oggi ritorniamo a parlare di Davide. In quest'ultimo periodo stiamo considerando il capitolo 11 e il capitolo 12 del secondo libro di Samuele, dove è raccontato in modo particolare nel capitolo 11, poi proseguo anche nel capitolo 12, di quell'esperienza terribile di peccato che visse Davide, l'uomo secondo il cuore di Dio. E adesso stiamo considerando un po' quelli che sono stati gli aspetti che hanno seguito, e oggi vedremo le conseguenze del peccato. Nel considerare questa storia, naturalmente abbiamo potuto attingere dalla parola di Dio e esaminare diversi aspetti che naturalmente ci riguardano tutti. E oggi voglio parlarvi delle conseguenze del peccato, il motivo soprattutto per cui il Signore evidenzia le conseguenze
del peccato nella sua parola è perché noi possiamo starci lontano. Amen? È perché noi possiamo starci lontano. Leggeremo nel secondo libro di Samuele, capitolo 12, dal verso 9 al verso 15. Capitolo 9, secondo libro di Samuele, scusate, capitolo 12, dal verso 9 al verso 15. Signore sia lodato. Perché dunque hai disprezzato la parola del Signore facendo ciò che è male ai suoi occhi? Tu hai fatto uccidere Uria, l'ittita, hai preso per te sua moglie, hai ucciso lui con la spada dei figli di Ammon. Ora dunque la spada non si allontanerà mai dalla tua casa, perché tu mi hai disprezzato e hai preso per te la moglie di Uria l'ittita. Così dice il Signore, ecco io farò venire addosso a te delle sciagure dall'interno della tua stessa casa. Prenderò le tue mogli sotto i tuoi occhi per darli a un altro che si unirà a loro alla luce di questo sole. Poiché tu lo hai fatto in segreto, ma io farò questo davanti a tutto Israele e in faccia al sole. Allora Davide disse a Natan, ho peccato contro il Signore. Natan rispose a Davide, il Signore ha perdonato il tuo peccato, tu non morrai. Tuttavia, siccome facendo così tu hai dato ai nemici del Signore ampia occasione di bestemmiare, il figlio che ti è nato dovrà morire. Natan tornò a casa sua. Il Signore colpì il bambino che la moglie di Uria aveva partorito a Davide ed esso cadde gravemente ammalato. Fin qui la lettura della parola di Dio. La storia che stiamo considerando ci parla, come dicevo prima, dell'uomo secondo il cuore di Dio, che in un momento di debolezza, adescato da quello che abbiamo definito un gigante, il gigante della lussuria, questo uomo di Dio commette peccato e si macchia di gravi peccati, peccato di adulterio con Batisceva, e poi nel tentativo goffo, insensato, di coprire questo peccato, ecco che si macchia anche di omicidio. E per circa un anno ha vissuto, come già ho ricordato nelle domeniche passate, cercando apparentemente di far finta di nulla, ma sicuramente deve essere stato questo anno un tempo di grande tormento. Perché vedete, il peccato non confessato produce tormento. Si può far finta di nulla, ma non è mai nulla, perché il cuore è in subbuglio, il cuore è tormentato. Mi ricordo qualche tempo fa un giovane che venne da me e mi disse, pastore, ti devo parlare. Venne proprio deciso, ti devo parlare. E gli disse, bene, dopo il culto andiamo in ufficio e parliamo. E nel parlare mi confessò un suo peccato. Ma gli ho detto, sì, è vero, hai sbagliato, hai peccato davanti al Signore, ma stai bene? No, sono stato male tutto questo tempo. Hai chiesto perdono a Dio? Sì, l'ho fatto, ma avevo il bisogno anche di parlarne con te. Perché il peccato produce tormento. E fin quando noi non ci liberiamo di questo peccato
Ecco che il cuore rimane tormentato. Dio nella sua grande misericordia manda Nathan da Davide per svegliare la sua coscienza e gli racconta la storiella, come abbiamo visto la volta scorsa, dell'uomo povero e della sua agnellina. E a questo punto Davide si vede scoperto e confessa il suo peccato. Beh, sarebbe stato meglio che confessasse il suo peccato prima che fosse scoperto, ma gloria a Dio per la sua infinita misericordia. Anche se scoperto, il Signore accetta la confessione di Davide. E quando Davide sente le accuse, improvvisamente la sua mente, il suo cuore si risveglia e tutto gli appare chiaro, nitido. E fa una chiara confessione, una confessione onesta. Davide disse a Nathan: ho peccato contro il Signore. Senza filtri, senza scuse, senza attenuanti. Non è stata colpa di questo, colpa di quello. Colpa delle circostanze, colpa della stanchezza, ho peccato contro il Signore. E non appena Davide confessa il suo peccato, Nathan risponde: il Signore ha perdonato il tuo peccato. Tu non morrai. Qualcuno può dire: ma uno che pecca rischia la morte? Oggi no, anche se in alcuni casi la morte di alcuni è la conseguenza del proprio peccato, ma oggi generalmente no. La morte spirituale la rischia se non si ravvede, ma vedete, a quel tempo quel tipo di peccato che ha fatto Davide prevedeva anche la morte fisica, perché nella legge, nel Levitico al capitolo 20 è scritto: se uno commette adulterio con la moglie di un altro, se commette adulterio con la moglie del suo prossimo, l'adultero e l'adultera dovranno essere messi a morte. Immaginate un po' cosa succederebbe se questa fosse la regola generale nella nostra società: una strage. Ma la legge prevedeva quello, e naturalmente quando Davide prende coscienza del suo peccato ricorderà sicuramente quanto la legge prevedeva. Ma Nathan subito lo rincuora, gli dice: tu non morrai. Invece della giustizia, Dio usa misericordia. Dio usa grazia. Quando il peccato viene onestamente, apertamente confessato, Dio usa sempre misericordia e grazia. E si confessa onestamente il peccato quando si è anche intenzionati ad abbandonarlo. E questo è l'unico modo in cui dobbiamo trattare con il nostro peccato se vogliamo ottenere il perdono e la misericordia di Dio: confessarlo onestamente, confessarlo apertamente, col fermo proposito di abbandonarlo. E chi confessa il suo peccato, dice la parola, e lo lascia, ottiene misericordia. Il fatto che il peccato sia stato perdonato, però, attenzione, non significa che non ci sarebbero stati delle conseguenze per quello che era accaduto. Perché a volte dicono: ma il Signore mi ha perdonato, che bello, tutto è passato. Cioè, non vai più all'inferno perché il Signore ti ha perdonato. Ma non è tutto passato, perché il peccato produce sempre delle conseguenze. Il peccato produce sempre delle conseguenze. Oggi esamineremo alcune delle conseguenze che il peccato può produrre. Amen. Ripeto, questo ha lo scopo di stare lontani dal peccato. Prima di tutto, il peccato produce conseguenze permanenti.
conseguenze permanenti. Proprio perché Davide aveva commesso adulterio con Battisceba e aveva commesso violenza nei confronti del marito facendolo uccidere, Natan gli comunica che la spada non si allontanerà mai dalla tua casa, perché tu mi hai disprezzato e hai preso per te la moglie di Uria l'ittita. Ecco, io farò venire addosso a te delle sciagure dall'interno della tua stessa casa. Prenderò le tue mogli sotto i tuoi occhi per darle un altro che si unirà a loro alla luce di questo sole. Vedete? Il prezzo che viene annunciato a Davide per il suo peccato è un prezzo terribile. E in seguito, sappiamo la storia, 3 figli di Davide moriranno in maniera violenta: Amnon, Abisalom e Adonia, conseguenza del peccato di Davide. Vedete, le conseguenze del peccato di Davide non solo colpirono lui, ma anche la sua famiglia per anni a venire. Davide, a causa del suo peccato, avrebbe visto le sue mogli trattate con lo stesso disprezzo che lui stesso aveva mostrato per Batsheba, in segreto. Dio dice, loro saranno trattate nello stesso modo in pubblico. Certo, Dio è misericordioso e se confessi il tuo peccato ti perdona, ma non permette, perdonandoti naturalmente, che andrai all'inferno, ma il peccato porta sempre delle conseguenze. Sempre. Grazie a Dio siamo in un tempo di grazia, magari le conseguenze non sono così terribili, ma a volte anche così terribili, come fu per Davide. Ma c'è una legge divina che non può essere annullata. E questa legge divina dice: non vi ingannate, non ci si può beffare di Dio, perché quello che l'uomo avrà seminato, quello mieterà. Amen? È una legge divina. Quello che l'uomo avrà seminato, quello mieterà. Le conseguenze del peccato non ricadranno soltanto su chi lo commette, ma su chi vive intorno a lui, a lei. Le conseguenze del peccato ricadranno, se è un credente, anche sulla chiesa, sulla famiglia, sull'ambiente di lavoro, sulla scuola, sugli amici. Oh, perché il peccato è una valanga che investe tutto ciò che c'è dinanzi. Dio perdona il peccato quando c'è pentimento, quando c'è confessione, ma la valanga che è stata provocata coinvolgerà tutto ciò che trova davanti. Se un marito o una moglie commette un adulterio, il peccato non coinvolge soltanto il marito o la moglie che hanno commesso adulterio, ma distruggerà la famiglia, umilierà i figli, porterà disonore in quella casa. Ma non solo in quella casa, se un credente anche coinvolgerà la chiesa, la testimonianza. Le conseguenze non li patisce solo chi commette il peccato. La stessa cosa vale a dire per un ladro: se uno ruba, le conseguenze eventuali del suo gesto, del suo peccato, non le subirà solo lui, ma tutti quelli che sono intorno a lui. E cosa dire se uno è schiavo della droga? Quante famiglie distrutte soltanto perché qualcuno in quella famiglia hanno deciso di percorrere quella strada. Qualcuno può dire: ma cosa c'entravano gli altri? Nulla! Ma il peccato è una valanga che contamina tutto ciò che in qualche modo tocca, con cui viene a contatto. Terribile quando il peccato entra in una vita, in una casa. Le famiglie sono distrutte, adulteri, divorzi, dipendenze,
menzogne. Il Signore ci aiuti a stare lontano dal peccato e a non essere ingannati dal diavolo che ci suggerisce: no, non ti preoccupare, nessuno lo scoprirà, tutto rimarrà nascosto, oh, sarà una cosa che saprai soltanto tu e forse qualche altro. Quello che voglio dirti è che a Dio non possiamo nascondere nulla. E quindi ci saranno delle conseguenze. Ogni peccato porta delle conseguenze. Mi ricordo della testimonianza di un giovane che per anni era stato schiavo della droga. Il Signore potentemente lo aveva liberato. A causa di quella sua dipendenza aveva creato problemi nella sua famiglia. Non era un credente, ma poi incontrò il Signore e il Signore lo liberò da quella schiavitù. Ma dovette pagare delle conseguenze. Non andò all'inferno, perché quando morì, morì nella grazia di Dio, lodando e innalzando il nome del Signore. Ma quel vizio, quella dipendenza, lo aveva condotto all'AIDS. E quella malattia gli ha causato la morte. Il Signore perdona e ci libera dalle conseguenze spirituali, qualche volta anche da qualche conseguenza materiale, ma il peccato produrrà sempre delle conseguenze. Queste sono le conseguenze permanenti per Davide. Ma il peccato procura anche delle conseguenze pubbliche. Davide aveva fatto attenzione a nascondere il suo peccato, non aveva parlato. Ma Dio dice, sentite cosa dice Dio a Davide: tu lo hai fatto in segreto, ma io farò questo davanti a tutto Israele, in faccia al sole. Perché sta scritto che quello che noi facciamo in segreto sarà pubblicato sui tetti. Può accadere che per un po' il peccato rimanga nascosto, ma verrà il tempo in cui verrà messo alla luce del sole. Pensa cosa questo potrebbe significare per te, per la tua famiglia, per la Chiesa, per l'ambiente di lavoro, per il vicinato, perché il peccato ha e porta delle conseguenze pubbliche. Quindi prima di commettere il peccato pensa alle conseguenze che potrebbe portare, perché la Bibbia dice, ed è il Signore che lo dice, il vostro peccato vi ritroverà. Non basta cambiare ambiente, non basta cambiare luogo, città, nazione per poter combattere adeguatamente il peccato. Bisogna permettere a Dio di cambiare il nostro cuore. Certo, è bene non frequentare certi ambienti, certi luoghi, certe persone. Ma se non cambia il cuore, ogni sforzo potrà risultare inutile. E quando cambia il cuore, cambia tutto il resto. Amen. Signore, aiutaci a non lasciarci indurre in tentazione. Conseguenze permanenti, conseguenze pubbliche, conseguenze dolorose. Un'altra terribile conseguenza del peccato di Davide fu che il bambino nato dall'adulterio si ammalasse e morisse. Il figlio che ti è nato dovrà morire. Qualcuno può dire: ma quel bambino cosa c'entrava? Nulla. Ma morendo quel bambino non ha ricevuto un torto, perché è stato accolto immediatamente tra le braccia del Signore. Era innocente, ha evitato il rischio di perdersi e di sviarsi.
il Signore lo ha accolto tra le sue amorevoli braccia e noi quel bambino lo ritroveremo nel cielo. Amen. Ma la storia continua e vedremo anche domenica prossima il grande dolore di Davide. La conseguenza era per Davide. La conseguenza era per Batsheba. Riuscite a immaginare Davide che si reca a casa e dice alla madre del suo bambino che a causa del loro peccato quel bimbo dovrà morire? Immaginate quanto sarà terribile. Che peso enorme tutta la vita dovranno portare a causa del loro peccato. Davide ha pregato per il suo bambino malato, ha digiunato. Se continuate a leggere la storia, si è coperto di cenere, di sacco, in umiltà, umiliandosi dinanzi a Dio, ma il Signore aveva decretato che quel bambino sarebbe morto e così è stato. E Davide ha pagato un prezzo terribile per il peccato. Perché, ripeto, c'è questa legge divina che non si può eludere. Quello che seminiamo, quello raccogliamo, dice il Signore. Ci aiuti questo pensiero a vedere quanto sia orribile il peccato e a non indugiare in esso, facendo finta che è niente, che sarà mai, tutti lo fanno. Ma proprio a me il Signore dovrà guardare? Potrà anche il Signore per qualche tempo non chiederti conto, ma poi speriamo, speriamo che mandi qualche Nathan a risvegliare la coscienza affinché possa esserci pentimento e ravvedimento. Amen? Siete spaventati? Spero che lo siate dalle conseguenze del peccato, affinché possiate starci lontano e aggrapparvi sempre di più a Cristo Gesù, il Signore. E poi una quarta conseguenza, sono le conseguenze spirituali. Conseguenze spirituali. Tra tutte le conseguenze orribili che il peccato di Davide ha generato, la peggiore, credo, è che ha disonorato il nome del Signore tra i non credenti. Terribile. Quando un credente pecca in modo evidente, il suo peccato viene scoperto, il nome del Signore è infangato, è vituperato, è disonorato. Infatti, questo dice Nathan, facendo così, tu hai dato ai nemici del Signore ampia occasione di bestemmiare. Terribile. Una delle conseguenze peggiori che genera il peccato commesso dai credenti è quella di dare motivo ai non credenti di beffarsi del nome del Signore, mentre il nostro dovere, il nostro piacere dovrebbe essere quello di onorare il nome del Signore anche in mezzo ai non credenti. Quando un credente commette scandalo o peccato pubblicamente, il nome di Dio viene bestemmiato, la testimonianza viene compromessa. Sentite cosa dice l'Apostolo Paolo scrivendo ai Corinzi. Sia dunque che mangiate, sia che beviate, sia che facciate qualche altra cosa, fate tutto alla gloria di Dio. Non date motivo di scandalo né ai giudei né ai greci né alla Chiesa di Dio. Noi dobbiamo vivere, agire, parlare al solo scopo di dare gloria al Signore. Il tuo peccato allontana gli uomini da Cristo, mentre
Il compito di ogni credente dovrebbe essere quello di attirarli a Cristo. Questo dovrebbe essere lo scopo della nostra vita, l'obiettivo del nostro esistere. Dirà Gesù: così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. Amen. Ciò che glorifica il Padre nostro che è nei cieli è il nostro ben operare. Signore, aiutaci, rendici forti, decisi, affinché possiamo stare lontani dal peccato. Perché non si può sfuggire poi alle conseguenze. Perché un'altra regola divina è questa: il tuo peccato ti ritroverà. Dio perdona il peccatore penitente, ma ripeto quello che dicevo nell'introduzione: il peccato lascerà sempre delle cicatrici, produrrà sempre delle conseguenze. Quando un credente pecca, la conseguenza immediata è l'interruzione della comunione con Dio. E che vita è senza più realizzare la presenza del Signore, senza più aver pace con Dio? E poi c'è il resto. Quello che voglio dirti è che il peccato è orribile, ma può essere perdonato. Se c'è vero pentimento, può essere perdonato. Se c'è la decisione di abbandonarlo, può essere perdonato. Quello che dobbiamo comprendere è che quando stiamo per commettere un peccato, stiamo dando inizio a un processo doloroso che addirittura potrebbe durare degli anni. In questo momento mi vengono in mente alcuni casi. Un processo doloroso le cui conseguenze potrebbero anche durare anni. Se lo Spirito Santo sta rivelando al tuo cuore il peccato, il tuo peccato, oggi è tempo di affrontare la tua situazione spirituale, permettere al Signore di perdonarti, perché il suo grande desiderio è quello di perdonare. E per essere perdonati bisogna andare a Gesù. Oggi c'è un nuovo Nathan, che è lo Spirito Santo, che risveglierà le nostre coscienze e ci condurrà ai piedi della croce, dove quel sangue continua a mantenere tutto il suo potere affinché ogni peccato possa essere lavato e cancellato. Vieni a Gesù per essere perdonato. Vieni a Gesù per essere salvato. Sta scritto che chi copre le sue colpe non prospererà, ma chi le confessa e le abbandona otterrà misericordia. E ancora sta scritto nella prima epistola di Giovanni: se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Signore, aiutaci ad essere seri. E quando il peccato bussa alla porta, la tentazione si affaccia alla vita, aiutaci ad apporre un deciso no, affinché il tuo nome possa essere glorificato e non umiliato a causa nostra. Oggi è tempo di misericordia. Oggi è tempo di perdono, perché il nostro Dio non si stanca di perdonare. Amen. Vogliamo alzarci. Adoriamo il Signore. E permettiamo allo Spirito Santo di scrutarci, di esaminarci, di mettere a nudo la nostra condizione. E se ritornerà a galla la consapevolezza di qualche peccato, umiliamoci dinanzi a Dio. Umiliamoci dinanzi a Dio affinché possiamo ricevere quel perdono che già Lui ha pronto per te, per noi.
Oggi il Signore desidera dire anche per te questa espressione: tu non morrai, vivrai, ritornerai a realizzare comunione con Dio. Se come Davide ti pentirai, ammetterai il tuo peccato, la tua colpa, tu non morrai. Il Signore ti ha perdonato, tu non morrai. Oh, gloria a te, Signore, perché tu sei colui che ridà la vita. Sei un Padre meraviglioso, al quale vogliamo e possiamo accostarci. Scruta i nostri cuori, Signore. Che ogni insensibilità possa essere abbattuta, ogni superficialità possa essere abbattuta, Signore, e che sensibilizzati dallo Spirito Santo possiamo correre ai tuoi piedi per realizzare nuova comunione con te, disposti a metterci nelle tue mani, perché è meglio cadere nelle mani di Dio che in qualsiasi altre mani. Alleluia, gloria al nome del Signore, gloria al nome del Signore, alleluia, oh grazie. Vede ciò che senti e vedo il tuo timore. L'imbarazzo e la paura riempiono il tuo cuore. Vorrei che tu capissi che ciò non ha valore. Non pensare a ciò che accade perché la tua mano non lascerò. Gloria al
tuo nome, Signore. Alleluia. Sì, Signore. Ma non temere. La tua mano non lascerò. La tua mano non mai lascerò mai. Ma non temere. La tua mano non lascerò mai. Questa è la promessa del Signore. La tua mano non lascerò mai. Alleluia, alleluia, umiliamoci dinanzi a Dio. Oh, permettiamo al Signore di guardare nel nostro cuore, di purificarci. Confessiamo i nostri peccati dinanzi a Lui, decisi ad abbandonarli. Gloria al nome del Signore, alleluia. Sei meraviglioso, Signore. Grazie per averci seguito. Se non lo hai già fatto, iscriviti ai nostri canali social e condividi questo video con i tuoi amici. Siamo anche nel nostro locale di culto, ogni mercoledì e venerdì alle ore 20, la domenica alle 10 e alle 17:30. Sarai il benvenuto. Dio ti benedica.